sesto e ultimo aggiornamento di Zena Week, ma solo per quanto riguarda agosto. Continuate a seguirci perché da settembre avremo ancora tantissime iniziative da proporvi. Tanti appuntamenti dal 29 agosto al 13 settembre sul territorio della Val Fontana Buona con l'attesissimo Expo Val Fontana Buona Tiguglio Smart. Collegatevi all'indirizzo www.expofontanabuonatiguglio.it per scoprire tutte le iniziative, gli espositori e i loro prodotti. Per chi ama l'archeologia, quattro appuntamenti da non perdere assolutamente dal 29 agosto al 24 settembre con le visite guidate alle caverne delle Arene Candide a Finale Ligure. Tutte le info le trovate su zanazon.it. Ogni ultimo weekend del mese a Chiavari, in via Rivarola, il mercatino dei sapori e delle tradizioni. Un'interessante occasione per scoprire e conoscere tantissimi prodotti delle nostre regioni. Questo mese sarà visitabile il 29 e il 30 di agosto. Continuano i pomeriggi in Piazza del Campo e domenica 30 agosto dalle 16:30 il gruppo Le Note di Genova vi farà viaggiare tra passato e presente proponendovi le canzoni di grandi artisti liguri. Ritorno il premio Bindi a Santa Margherita Ligure da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre. Il prestigioso festival dedicato alla canzone d'autore è intitolato all'indimenticato cantautore e compositore che anche quest'anno propone musica dal vivo e la giornata dedicata al contest per cantautori emergenti, il vero cuore della manifestazione. Nella suggestiva cornice del Duomo di Savona, in prima mondiale, il 6 settembre il Festival Internazionale di Musica di Savona, che giunto alla sua 8ª edizione quest'anno, celebra i 250 anni dalla nascita di Beethoven, con l'esecuzione integrale dei 6 brani per mandolino e pianoforte scritti dal compositore. Riaperto finalmente il Museo di Storia Naturale dopo i difficili mesi di lockdown. Fino al 30 agosto il museo ospita la mostra Mitos con l'esposizione di modelli di creature zoomorfe che maggiormente hanno colpito l'immaginario collettivo. Sempre visitabile invece la mostra permanente, bellissima e curiosa sia per grandi che per piccini. Lo sapevate che in Liguria c'è stata un'età dell'oro? Abbiamo visitato per voi la miniera di Masso, un luogo da scoprire forse anche per tanti liguri nell'entroterra di Chiavari. Vi invito a guardare il nostro video, il documentario, ma soprattutto a prenotare una visita in un luogo inaspettato e affascinante dove, pensate, è stata trovata la pepita d'oro più grande d'Italia. Vi ricordo sempre che se volete segnalare alla redazione un evento potete mandare un'email a info@zenazon.it. Ci vediamo al prossimo aggiornamento.